Silvia Toffanin è scoppiata in lacrime a Verissimo per il lutto di Jill Cooper. Verissimo, l'ospite in lacrime per la sorella venuta a mancare anni fa. Oggi Silvia Toffanin ha accolto nel suo salotto TV tantissimi ospiti, tra cui pure una delle concorrenti di questa edizione del Grande Fratello, Jill Cooper. Quest'ultima, dopo aver espresso la sua opinione sulla sua esperienza nel reality show condotto da Alfonso Signorini, ha parlato della sua vita costellata da grandi drammi. Uno di questi è stata la morte di sua sorella che l'ha completamente devastata, tanto che anche a distanza di anni non è riuscita oggi a trattenere le lacrime. Purtroppo mia sorella si è ammalata nel 2010, ed era anche quella a cui ero più legata. L'apostrofo ho persa nel 2012. Quest'ultima non ha fatto mistero di averla sempre considerata come una vera e propria madre, io e lei eravamo le due pecore nere in famiglia. L'ospite ha poi confessato che sua madre non è stata particolarmente tenera con nessuna delle due, ho visto mia madre essere tanto cattiva con Wendy quando eravamo piccole. Era inspiegabile. Silvia Toffanin ha pianto ascoltando la terribile storia della sua ospite. Jill Cooper non ha poi nascosto di credere che sua sorella Wendy si sia ammalata cercando di capire il motivo per cui la madre è stata così tanto cattiva. Penso che parte della sua malattia sia dovuta dal fatto di provare a capire quella cattiveria, e si è ammalata. Penso fosse stanca e se n'è andata per questo perché stufa di soffrire. La morte della sorella ha gettato nello sconforto più totale l'ex concorrente del Grande Fratello, che purtroppo ha vissuto anni davvero bui. Fortunatamente però ha poi trovato la forza di reagire, ho capito che dovevo ricominciare a vivere per me e per lei perché non avrebbe mai voluto che smettessi di lottare. Una storia che ha commosso tantissimo la conduttrice di Verissimo, la quale poco prima ha intervistato Mirko Brunetti. Jill Cooper ha rivelato di aver subito violenza psicologica. Purtroppo per l'ospite di Verissimo i momenti difficili nella sua vita non sono stati pochi. Difatti ha avuto anche un rapporto complicatissimo con il suo primo marito che ha fatto nei suoi confronti violenza psicologica, era un manipolatore. Silvia Toffanin ha poi rivelato all'ex concorrente del Grande Fratello di essere venuta a sapere che l'ex marito le ha anche messo le mani al collo. E quest'ultima ha confermato. Lui ha detto che non mi avrebbe mai lasciata viva. Ad un certo punto mi sono trovata le mani al collo. La Cooper ha avuto subito la lucidità di reagire e chiamare i carabinieri, a quel punto si è messo in un angolino a piangere, una bruttissima esperienza che però l'ha fortificata ancora di più.